Buongiorno a tutti. In questo video tutorial vi parlerò delle diverse versioni di ThinkLink, detto anche interfacce. Spero che possa essere illuminante e farvi capire in che tipo di versione vi trovate attualmente, ma non solo, vi voglio specificare alcune cose. Per esempio, il cambio di versione la può fare soltanto il docente. Allora, nel momento in cui il docente cambia la versione, automaticamente porta con sé anche gli studenti nella nuova versione. Anche loro si troveranno nella nuova interfaccia, cosa che loro stessi non possono fare. Ma come si fa? E dove si va? Come si può tornare, per esempio, da Saima all'interfaccia precedente? Allora, io seleziono qui l'icona che mi porta nel mio profilo e devo selezionare Profile Settings. In questo momento un attimino faccio stop perché il profile settings ti porta direttamente nella fatturazione, che secondo me non è bene condividerlo anche se in modo parziale. Eccoci qua nella pagina dei settings del profilo. Allora io devo andare nella parte generale e vado a cliccare sulla versione Saima. Allora, Saima, ricetta, e seleziono Rovesi. Faccio salva. Mi porta automaticamente negli account settings di Saima, nell'interfaccia, e qui io potrei anche andare a quella ancora precedente, prima di Rovesi, e lo faccio anche perché così andiamo a vedere anche quella. Per poi uscire, per uscire e vedere l'interfaccia, clicco su ThinkLink. Eccolo qua, il nostro vecchio ThinkLink, nella quale potevamo una volta ancora anche caricare un ThinkLink tramite un link. Ecco, non vado a ritornare qui. Volevo solo farvi dimostrare in questo video come cambiare. Allora, in questo caso non si parte qui dall'icona, ma dalle tre frecce e si trova la rotellina. Si seleziona la rotellina, si va in Interface Settings e adesso torniamo un attimino più a Rovesi, ok? Adesso vado in ThinkLink. E questa è l'interfaccia di Rovesi. Vedete qui tantissime cartelle che ho creato con Saima, perché Saima ti permette di poter riorganizzare molto bene tutti i tuoi contenuti. E adesso io li posso, volendo, anche esplorare. Nella precedente interfaccia abbiamo Explore e abbiamo le collezioni. Explore e collezioni, quindi per il momento non ci sono in Saima, ma ci saranno presto, insieme ad altre novità ancora. Adesso da Rovesi invece, ancora un attimo per non dimenticare, vado su Interface Settings, seleziono Saima. Save Change. Ecco, questo è tutto. Spero che questo tutorial vi sia utile. Soprattutto ricordatevi, quando voi cambiate interfaccia e solo voi docenti premium potete, tutti possono cambiare interfaccia, ma i docenti premium quando lo fanno anche gli studenti automaticamente hanno la vecchia interfaccia. Grazie della vostra attenzione e alla prossima.